Hi guys, hi guys! Bentornati in un nuovo video finalmente e buongiorno, scusate come sto, però ho detto perché non fare un video che io sto in pigiama, cioè che sto col pigiama, tutta bella, tutta sciolta, comoda comoda. E infatti mi sono messa una fascetta tanto per aggiustare un po' la mia capigliatura, tutta bella. E niente. Con le mie ciabatte, che carine. Niente, comunque, iniziamo. Questo che video è? Raga, lo dirò sempre finché non mi abituerò un po', però è una sorta di video che la maggior parte sta spopo. Ci riusciamo stamani a parlare? Ok, momenti di disagio. E niente, è un video che praticamente voi lo noterete sempre dal titolo, come io già so ovviamente, e però che voglio spiegare in successione, però lasciamo stare, queste sono tutte chiacchiere. Incominciamo da capo. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ce la possiamo fare. Allora, questo è un video dove vedrete i regali che mi sono fatta. Sì, c'è qualcuno, qualcosa, qualcuno, ma che soldi? Cioè, i regali di Natale, raga. Bello semplificato, semplificato. Allora, direi di partire proprio con il mio. Allora, sono andata da mia amica. E questa busta mi aumenta l'autostima, ragazzi. You are beautiful. Hello. Hello, it's me. E niente, che cosa ho preso? Ho preso un primer occhi numero non lo so, numero non lo so e non no, beh, praticamente un primer, non lo so se c'è un numero poi, vabbè, comunque lasciamo stare. Poi ho preso un correttore verde, credo che sia questo. Sì, è un correttore verde per, diciamo, minimizzare le parti in cui, o meglio, cancellare le parti in cui sono imperfette, esempio i bruculetti, quindi per schiarire più che cancellare. E infine un altro correttore. Questo qua credo che il numero ci dovrebbe stare. Perché? Ah, numero 04 mi pare. Sì. C4, sì. Allora, sta scritto così. Ci vediamo. Ecco qua. Allora, questo. E poi c'è quest'altro qua. Il Pegasus mi piace di più. Perché è nero, raga. E correttore normale. E niente. Non mi ricordo bene i prezzi, però che regalo, il regalo che mi sono fatta io a Natale. Questo è il mio. E questo è il suo, questo è di compleanno. Sì, questo è della E ragazza. beh, poi fateci sapere giù. Se nei commentini, se volete un video dei regali suoi del 18° compleanno, così vedremo, vedremo, vedremo che cosa c'è da vedere, appunto. E niente, questi tre prodottini ho preso e mi pare che ho pagato una ventina di euro, non mi ricordo bene, però sì, dai. Devo essere sincera, cioè, no, sì, questi tre prodottini io già li ho usati, però ho detto non li consumiamo perché devo fare al più presto un video dei regali di Natale, quindi non mi sono troppo mantenuta, scusate, mi sorri. E va bene, passiamo ad un altro regalo che d'altronde mi sono fatta io, un altro regalo che mi sono fatta io. È una bella raga, una bella mutanda nel vero senso della parola. Come la chiamate? Slip, mutanda, una cosa normale.
veramente il top, raga. Mi piace tantissimo. Poi non so, non la conosco sta marca, Magic Dream. A special for you. Era per Capodanno, però visto che avevo altre mutande per Capodanno, ho detto non me la metto. Cioè, è figa, è troppo carina, poi ci sta, dai. E niente. Allora, questa. E poi passo agli effettivi regali di Natale. Allora, il mio papà mi ha regalato questa stupenda vestina, ragazzi, che è una meraviglia, però l'unica pecca è che perde i brillantini. Però chi se ne frega, è bella. Infatti mi ha aiutato mia sorella a sceglierla, ha fatto guarda ti sta bene tu, te la puoi... Ok, manco me la sono messa. Vabbè, comunque così, raga, arriva sopra lo ginocchio. Sì, sopra il ginocchio e dietro a questo particolare scollo, non troppo accentuato, però molto carino. E questo colore qui, non so se rende bene la luce, però sì, dai. E niente. Poi per Natale mi è stata fatta, però raga, io questa l'ho dovuta per forza usare, raga, con me non usarla. Questa borsa d'acqua calda da mia madre. Molto comoda perché quando è freddo metti le manine dentro e stai bene. Per Natale ancora questo pigiamone e queste ciabatte che all'inizio del video vi ho fatto vedere, perché le ho usate prima e raga faceva freddo. Non potevo aspettare, infatti ho aspettato fino a ieri, oggi che dovevo fare, infatti ho aspettato fino, quasi fino all'ultimo, perché? Perché oggi sto facendo il video, ieri praticamente, e che poi non sapevo neanche la data, vabbè, lasciamo perdere i dettagli, e me lo sono messo ieri, vabbè, comunque, stessa cosa, vedete qui è meglio, un panda dolce dolce, con le sacchettine, vabbè, lasciamo stare, poi... Questo qua, come avrò annunciato in qualche video, credo, la Lumix sarebbe la macchinetta con cui io sto registrando. Questa qua è stato regalo sia di Natale sia per il diploma, quindi diploma barra regalo di Natale. E niente. E comunque, scusatemi, e questo è stato anche un regalo di Natale, perché comunque stavamo sotto Natale e sbarra che sto sbarra. Vabbè, raga. Poi ci sono questi tre che sono dei troll. Io poi li ho aperti, raga. Come non aprirli? I troll. Troppo carini, dicono che portano fortuna se arricci i capelli. Ne ho tre, c'ho questo qua, poi c'ho questo qua, cioè questo è fighissimo, il rosa, e poi infine c'è questo verde che praticamente gli occhi non ce l'ha. Sì, però a me fa un po' schifo senza occhi. Però vabbè, commentate quale dei tre vi piacciono di più. Aspettate che ci riesco, ci posso riuscire. Ecco, quale dei tre vi piace di più? A me il rosa sicuramente. Troppo carini. Poi, che altro? La mia migliore amica per Natale mi ha fatto una cosa veramente. Pensavo che, perché siamo andati e ha fatto uscire a me, ma secondo te ah, mia mamma ci sta bene. Io la conosco, no, la mamma. Ho detto, guarda, tua mamma non se le mette le vesti. No, ma quella è per Capodanno, ma scherza, almeno nelle festività. Comunque, raga, mi ha fatto questo. Perché comunque mi ha dato... Cioè, ma mi piace tantissimo il color borgogna. Tantissimo, da morire, raga. E mi ha regalato questo coprispalle color borgogna. Con questa...
diciamo, questa cosa qua, come si dice, questa... Avete capito? E poi questo vestitino che è la fine del mondo, veramente, perché non lo so, mi piace un casino perché è semplice, ma nella sua semplicità è molto molto elegante, perché ha questo, una sorta, non so come chiamarla, una sorta di tulle, non lo so, non ho idee proprio, scrivetemelo nei commenti se lo sapete. Comunque, diciamo, questo tessuto in più sul seno che fa un effetto molto elegante, poi scende a tubino stretto, me lo sono misurato, molto molto carino, e sono felice di questo regalo. E niente, se stai guardando questo video, amore mio, un bacio, ciao, niente, passiamo avanti, un'altra busta, quante belle cose. Ma Sara sta bagnato? No, eh? Vabbè, falla. Per Natale mia mamma mi ha fatto una felpa. Raga, io non avevo felpe nere. Tu dici, come è possibile una cristiana sulla faccia che non abbia... Sulla faccia della terra, voglio dire. Sulla faccia. Sulla faccia della terra che non abbia una felpa nera. Raga, io non ce l'avevo. E comunque, raga, mi sono presa questa, se credo che si intravedono i rossetti. Comunque molto molto morbida, e questa io già l'ho provata, era molto calda e molto cicciosa, molto bella. E niente, raga, questo, poi un pantalone, raga, eccezionale questo pantalone, sembra stretto invece molto elastico, della denim. È elastico da far paura, bellissimo sarebbe questo pantalone con diciamo una sorta di toppe, ma non so toppe, però io le chiamo toppe appunto, ed è bellissimo, ragazze, veramente, ragazze, ragazzi, ed è bellissimo, calza una meraviglia, e non è a bassa vita ma neanche troppo alta, e ci sta, raga, è troppo troppo bello, mi piace. Come ultimo regalo di mia madre, oltre questo, il pigiama, le ciabattine, e che è sta sciarpa, vabbè, e la borsa di acqua calda, arriva il pezzo che non è da meno, sarebbe, oddio, sto facendo ben pendolare tutto, sarebbe questo fantastico vestito che voi adesso non vedete bene sicuramente, perché comunque c'è, scusate le voci in sottofondo, però cioè praticamente viene indossato così. Sì, proprio col panda sotto, sì, ragazzi, è molto lungo, molto molto lungo, e molto carino, veramente. Un attimo che chiudo la porta così non si sentono le voci sotto, e sarà un mondo migliore. Allora, dopo questo, raga, c'è un paio di tacchi che poi vi lascerò una foto. Comunque il pigiamone è questo, non so se si vede, però... Intanto scusate il disordine, però mia sorella sta sistemando, ho detto se non lo faccio non lo faccio più. E ha il cappellino dietro, è molto morbidoso ed è a vita alta. È molto comodo pure perché quando ti devi sedere non... cioè non scende, avete capito? Quindi top. Ultimo pezzo che papà mi ha regalato, e mi vado sempre ad appoggiare la busta maledetta sopra gli occhi, sì. Le gambe sono gli occhi, avete capito? Allora, è questa felpa che papà mi ha comprato, cioè papà mi ha fatto il regalo per Natale.
questa bellissima felpa. Non è troppo morbidosa, però... E niente, stavo dicendo, scusate intanto perché si è staccato il video, però vi volevo dire. Questa felpa fantastica, grigia e all'interno bianca, con la scritta love, molto love, sì, le uova, love, love. Questo, poi le ultime cosine. Questi calzini che io stra-adoro, veramente adoro, 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 con questo fiocchettino. Questa fascia, perché io veramente, raga, ne uso a bizzeffe di fasce. Le fasce normali, quelle diciamo un po' malandate, le uso per il trucco, poi le lavo. Poi le fasce così, che da poco me le sono comprate. Infatti ne ho una rossa, non è da poco me le sono comprate. Mi fece il ragazzo, no, mi fece il mio ragazzo un regalo. Sarebbe questa rossa, poi ce l'ho rosa, nera e grigia. E mi sono comprata una così, ho detto ma porterà un caldo della Madonna. Dietro c'ha una molla, rosa carne, molto carino, carina, molto carina. E un pantaggets, i famosi leggings. Io però mi trovo a chiamarli pantaggets. Niente ragazzi, questo è tutto. Mi sono dimenticata un pezzo. Io mi potevo mai ricordare tutto. No, mi sono dimenticata un pezzo. Sarebbero le scarpe, che ovvero il regalo che mi ha fatto mia nonna. Il regalo che mi ha fatto mia nonna sarebbero un paio di tronchetti, che poi vi lascerò giù la foto. Molto molto comodi, raga. Dio le benedica i tronchetti con il plateau. E niente, poi io mi sono fatta, non so se si può definire un regalo, andare dal fotografo e farsi scaricare delle foto, ma io definisco così, perché raga, io sono... cioè mi sono fatta scaricare 58 fotografie e sono veramente malata delle foto, non lo so, è troppo più forte di me. E il regalo del mio ragazzo invece è, perché mi stavo per dimenticare, queste sono le cose che mi vengono tutte all'ultimo, praticamente è la bellezza di 100 euro, vabbè. E poi il regalo di mamma, un ultimo regalo di mia mamma è stato, cioè è, le patenti. Praticamente stiamo andando a scuola guida io e mia sorella e ci stiamo prendendo le patenti, tanto per cambiare, perché quando mi prendo le patenti, raga, marciapiedi, palazzi, macchine tutte di gomma. Vabbè raga, questo è il video, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like se sì, iscrivetevi se non siete iscritte, vi mando un grosso iscritti e iscritte, quindi vi mando un grosso grosso bacione. Fatemi sapere qual è il vostro pezzo, stamattina non riesco a parlare, qual è il vostro pezzo preferito. Io vi mando un'altra volta un grosso bacione e ragazzi, mi raccomando, come al solito, vi si ama. Ragazzi, ciao. E quindi ciao ragazze e ciao ragazze, questo è il continuo del video dei miei regali di Natale. Praticamente mi sono dimenticata che la nonna mi aveva fatto altri regali e anche la nonna, mamma e basta. Speriamo che siano tutti, perché veramente mi sto, cioè penso una cosa e quindi ci siamo capiti. Allora, da questo, spero di non fare troppo un primo piano, da questo vi faccio vedere, cioè da questo che ho detto, passiamo a quello che vi devo far vedere. Allora, questa è una semplice gonnellina, spero che si veda bene, spero, non è che si vede tanto, no, non si vede tanto, però è blu, qui ci sono delle strisce, molto molto carina, è di stoffa elastica, questa me l'ha regalata mia nonna. Ed è un volo elettrico, veramente veramente carina.
Mia nonna inoltre mi ha regalato questa sorta di giacchetto a lunga che arriva fino al sedere e un po' più giù del sedere meglio e con delle frange sia dietro la schiena qui sia sulle braccia. Non so se vi può piacere o meno, però va bene. Quest'altra magliettina che è simile all'altra che vi ho fatto vedere grigia, però questa qua non è pelosa, ha le maniche strette, sta scritto ugualmente sweet. E me l'ha comprata mia madre. Lo stesso vale per questa che mi ha comprato mia madre. La volevo usare per Natale, però io non la trovavo e va bene. Questa è normale, tutta bella e carina, tutta spellucicosa, tipo stelle cadenti. Sì, vabbè. E niente, ragazzi, questi erano i capi che vi volevo far vedere. E un attimo, poi mi ha regalato Scilla, va bene così. La nonna mi ha regalato un paio di tacchi. Un paio di tacchi fatti così con plateau. Carine, le ciabattine lei. Dell'alta marea. E veramente comode, devo dire la verità. Con plateau argentato, altrettanto il tacco. E devo dire la verità. Sono venuta a forma strana perché se vedete, cioè, mettiamolo così, il fa diciamo una sorta di rialzo, discesa, una cosa del genere che evidenzia molto. Intanto dietro si vede la stufa, sì, vabbè. E niente, evidenzia molto il piede, la coscia, come cazzo ci vogliamo dire. E niente, queste sono quelle là di alta marea, carine, veramente. Poi c'è questa qua, che queste le adoro follemente e sono praticamente il trucchetto che vi ho detto, un trucchetto formale, devo dire la verità. Aspettate che, ecco fatto, già le usate, e un tacco molto comodo. Dietro è tutto brillantinato, un brillantino nero con una striscia di ecopelle e veramente ragazzi sono comodi. Io ci ho camminato per ore davanti, davanti, che cavolo sto a dire, ci ho camminato per ore e sono veramente comodi. Sono eleganti, formali, cioè cosa vuoi più della vita? Niente ragazzi, questi erano i miei regali di Natale, spero che vi siano piaciuti, ditemi qual è il vostro pezzo forte. E niente ragazzi, vi mando un grosso grosso bacione, intanto giro la telecamera per salutarvi, qui c'è Scilla insieme a me. E niente, vi mando un grosso grosso bacio, se vi è piaciuto lasciate un like, questo ve lo ridico, nonostante prima io abbia, come si suol dire, già detto queste parole. E niente, spero che vi sia piaciuto il video. Fatemi sapere nei commenti. Io vi rimando un grosso grosso bacio e ci vediamo. Ciao, ve se ama!